E allora loro hanno calcato i palcoscenici insieme a grandissimi artisti. Angelica ha aperto concerti di Anastasia, di Tom Verlaine, di tantissimi altri artisti importantissimi, così come Simone ha accompagnato col suo contrabbasso Paolo Gino Paoli, Ornella Vanoni, tanti altri, Lucio Dalla e quant'altro. Sono insieme in questo progetto particolarissimo, in acustico, ma vedrete con degli intermezzi di elettronica che lo rendono del tutto unico. Vi auguro buona serata e buona vita, come direbbe Sergio Gimigliano. A voi Simone Masina al contrabbasso e Angelica Lubian chitarra e voce. Grazie. Grazie Francesco e grazie Francesca per questa bellissima introduzione. Noi siamo molto contenti di essere qua appunto per questa storia che si è creata negli anni, che finalmente sfocia in questo incontro, e noi portiamo la musica come la facciamo da un po' di tempo a questa parte, e avrò modo di dire qualcos'altro più avanti. Intanto vi ringrazio, ringrazio il Cinecircolo, ringrazio il Jazz Festival e tutti voi per essere qua. Baby, can't you see I'm calling? No guy like you should wear a woman. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me. You're dangerous, I'm loving it. Siamo con i Peekaboom, ospiti della penultima serata del Peperoncino Jazz Festival qui a Diamante. Angelica Lubian, Simone Masina, come è nato questo progetto Peekaboom, voce e contrabbasso in acustico? Allora, noi ci siamo conosciuti nel 2010, lontano 2010, grazie a una trasmissione di Radio 1 che purtroppo non esiste più e si chiamava Demo. E ci siamo annusati, diciamo. Poi, dopo un po' di anni, abbiamo mantenuto i contatti e è capitato che io sono andata a suonare a Bologna, nella sua città, e quindi abbiamo detto proviamo a fare qualcosa. Lui mi ha proposto facciamo qualcosa con trabbasso voce e abbiamo fatto prima una cover, un pezzo di Lenny Kravitz, l'abbiamo caricato su YouTube come si fa ultimamente per farsi un po' conoscere tramite questi mezzi nuovi, questi nuovi media, e ci ha portato fortuna e perciò abbiamo deciso di proseguire in questo progetto. Un repertorio vastissimo con pezzi di musica pop di grandissimi artisti riarrangiati in chiave assolutamente personale. È uscito anche un disco a vostro nome, vero? Da pochi mesi? Sì, è uscito quest'anno, si chiama We Are Peekaboom, quindi come dicevi appunto sono... quante tracce, Simo? Non mi ricordo mica. Otto tracce di successi pop, ma anche uno standard jazz, c'è un repertorio variegato, però appunto rivisto con la tecnologia del computer, delle tracce con i synth, con... i loop e il contrabbasso, e quindi diciamo la tradizione del contrabbasso e della voce. Questo diciamo è il connubio che ci rende particolari forse. E quali sono i vostri progetti futuri, Peekaboom, nel breve termine? Dove li ascolteremo? Cosa vi proponete di fare? A breve termine suonare dappertutto e continuare a fare dei video divertendoci, a registrare brani, insomma diciamo che l'obiettivo principale è quello di continuare a suonare per sempre. Non so se hai qualcosa da aggiungere su obiettivi. Simone?
Saluto agli telespettatori di Telediamante. Salve Telediamante, ho la voce anch'io, posso parlare. E l'obiettivo è comunque quello di continuare a lavorare sui pezzi pop riadattati, perché noi siamo cresciuti con quei brani, fanno parte di noi e sono quelli che, conoscendo meglio, riusciamo a riadattare con spontaneità e con sentimento. Sono i nostri standard degli anni 2000. Ragazzi, in bocca al lupo, ad maiora semper.